Benvenuti a tutti Logistics ed Analytics Italia. Nel breve video di oggi vedremo un argomento molto carino, come mettere uno sfondo ad un documento realizzato con un foglio di videoscrittura. Noi utilizziamo, per esempio, all'interno di LibreOffice, utilizziamo il Writer, che è un equivalente a Microsoft Word, ma diciamo dal punto di vista dell'architettura logica questa procedura si può fare anche ovviamente nel mondo Microsoft Office. Allora, noi abbiamo questa pagina bianca, vedete che il cursore indica qui l'inizio della pagina e quindi questo è il confine dei margini. Andiamo a vedere subito nel menu Formato e poi alla voce Pagina. Come sono progettati questi margini? Vedete che ci sono dei margini a sinistra, a destra, in alto e in basso, sono tutti da 2 cm, ma noi vogliamo che questo sfondo praticamente arrivi proprio a filo del margine. Se abbiamo una stampante di qualità, potrebbe anche essere stampato vicino vicino al bordo della pagina. Che cosa facciamo? Riduciamo a 0 cm il bordo, per esempio sinistro, 0 cm il bordo destro, stiamo facendo 0 e poi tab nella tastiera, 0 cm il bordo in alto superiore, 0 cm il bordo in basso quello inferiore. Vedete che qui si vede che diventa tutta pagina. Poi ci darà ovviamente un messaggio di errore perché dice che le stampantine A4, quelle un pochino economiche, non riescono a stampare così vicine. Ma noi che cosa faremo? Praticamente cambieremo la posizione del cursore e la metteremo un pochino più all'interno. Se facciamo applica, a tutti gli effetti ci dice le impostazioni per i margini sono al di fuori dell'area di stampa. Che cosa significa? Che sono al di fuori dell'area della pagina di carta? No, ma che sono così vicine al bordo che forse le stampanti, soprattutto a getto d'inchiostro, non riescono a stampare. Ma noi sposteremo, faremo dei rientri. Applicare lo stesso queste impostazioni? Gli diciamo di sì. Ah, noi ci dobbiamo rendere conto che solitamente da noi si stampa in formato A4, cioè la pagina, quella bianca di carta normale, formato A4, è 21 cm per 29,7 cm. Quindi vediamo noi che tipo di sfondo dobbiamo cercare. Prendiamo la calcolatrice e vediamo qual è il rapporto velocissimamente fra queste due informazioni. 29,7, facciamo diviso 21 ed ecco che il rapporto viene 1,41, diciamo 1,42. Memorizziamo questo numero, 1,41-1,42, perché noi dovremo trovare uno sfondo che ha lo stesso rapporto fra larghezza ed altezza. Allora, chiudiamo qui. E andiamo all'interno di un qualsiasi motore di ricerca e scriviamo proprio sfondo A4, cioè che è lo stesso formato della maggior parte delle stampanti. Esistono anche delle stampanti A3 che sono un pochino più grandi, ma di solito in casa noi abbiamo le stampanti A4 con il foglio di carta, la risma di carta normale. Selezioniamo il tab Immagini per vedere questi sfondi e scegliamone una a caso, ad esempio questo con la farfallina. Se noi indugiamo con il mouse, vediamo che la dimensione in questo caso ovviamente non è in centimetri perché non si riferisce al foglio di carta, è in pixel, 1150 pixel per 812. Riprendiamo la calcolatrice e vediamo se effettivamente questo è compatibile con il formato A4 di carta, quindi 1150 diviso 812 e vediamo che a tutti gli effetti viene un numero molto simile, 1,416, cioè 1,42. A tutti gli effetti questo sfondo qui è uno sfondo che è compatibile con il progetto che stiamo facendo. Quindi le immagini in internet noi le troviamo con la misura in pixel, mentre il formato, per esempio, della carta lo troviamo in centimetri, no? 29,7 per 21. Clicchiamo, lo vediamo molto velocissimamente. Facciamo tasto destro e salviamo l'immagine come, lo mettiamo nella scrivania e loro l'hanno chiamato trasferimento per qualche strano motivo. Noi lo chiamiamo sfondo A4. Ed ecco è stato fatto, salvato, e noi mettiamo in attesa il browser. E adesso che cosa facciamo? Andiamo qui nel tab area di questa finestra, che sarebbe, no, nel menu formato e poi pagina, e per esempio nel tasto bitmap ci consente di fare tante cose. Noi potremmo scegliere uno sfondo che già troviamo qui, ad esempio prendiamo queste pietre, mettiamo a mosaico, facciamo applica ed ecco che viene lo sfondo della pagina. Vedete, siccome abbiamo dato i margini 0, viene fino a filo margine, no? Ma noi in questo caso invece vogliamo sceglierne uno nostro. La facciamo aggiungi in porta, vedete lo troviamo subito nella scrivania, il nostro sfondo A4 JPEG, facciamo apri e lo chiamiamo sfondo semplicemente A4, facciamo con la maiuscola. Facciamo ok, vedete che lui ce lo mette come uno degli sfondi proposti, però questo qua non è a mosaico e proviamo, facciamo estesa, facciamo applica, vediamo che cosa viene. Ed ecco qui che viene che completamente in pratica è praticamente è tutto
tutto inserito in tutta la pagina. Se noi facciamo OK, e adesso chiudiamo, e andiamo a vedere l'anteprima di stampa, vedete che in pratica lo sfondo A4 che noi abbiamo scelto in pixel in internet corrisponde a tutta la pagina. Noi non sappiamo se poi la stampante sarà in grado di stampare così vicino ai bordi, ma quello che faremo, chiudiamo l'anteprima di stampa, e ad esempio vedete che il cursore è andato a finire così vicino. Se io inizio a scrivere qua, probabilmente la stampante non ce la fa. Allora, quello che noi facciamo, andiamo nel menu formato, prima siamo andati nella voce pagina e adesso andiamo nel formato paragrafo, cioè formato paragrafo. Vedete, ci scriviamo, non so, prima del testo vogliamo scrivere 1,5 cm, vediamo se è sufficiente. Vedete che nell'anteprima te lo fa vedere, dopo il testo vogliamo fare un'altra volta 1,5 cm. E poi vediamo che praticamente abbiamo creato uno stacco prima del testo e dopo il testo sarebbe rientro sinistro e rientro destro. È un pochino non chiaro. E poi sopra e prima al paragrafo mettiamo sempre anche qui un 2 cm per staccare e vediamo dove va a finire. Quindi ricordiamoci che il LibreOffice prima del testo significa rientro a sinistra del paragrafo, dopo il testo significa rientro a destra, vedete? E sopra e sotto il paragrafo sarebbero questa specie di spazi che vanno tra un paragrafo e un altro. Possiamo fare anche un'interlinea, per esempio, per far vedere meglio di 1,5 righe. Facciamo ok. E adesso noi di solito scegliamo, per esempio, come carattere ci piace questo Purisa, che è una specie di scrittura a mano. Scriviamo un pochino più grande e facciamo prova di scrittura del testo, no? E lo copiamo. E facciamo un pochino di copia e incolla per vedere come sta venendo questo documento. Facciamo così, eccoci qua, no? Ecco qua. Quindi vedete che noi, per quanto abbiamo forzato per esempio i margini a zero e abbiamo avuto quell'errore e quel messaggio di errore, siccome siamo andati in formato paragrafo e abbiamo distanziato sia il paragrafo dall'alto che dal basso, sia da sinistra e da destra con i rientri sinistro e destro, praticamente, se noi andiamo in anteprima di stampa, in teoria questo documento è un documento che potrebbe essere compatibile con la stampante. Poi dipende dalla qualità della stampante quanto riesca, per esempio, a stampare a filo margine questo tipo di caratteristiche, questo tipo di motivi. Allora, rivediamo quello che abbiamo fatto veramente in un secondo. Siamo andati in formato pagina e ci siamo accertati in questo tab qua, in questa linguetta qua, di azzerare tutti i margini perché noi volevamo mettere uno sfondo che arrivasse proprio a filo del margine, quindi tutti i margini, sinistra, destra, alto e basso a zero. Poi abbiamo verificato che tipo di, per esempio, carta stampasse la nostra stampante, una stampante A4, e abbiamo diviso 29,7 per 21 per essere sicuri, per esempio, che lo sfondo A4 trovato in internet fosse dello stesso rapporto. E abbiamo visto che 1150 pixel diviso 812 fa esattamente la stessa misura che 29,7 diviso 21. Poi siamo andati nella linguetta area e abbiamo inserito il nostro personalissimo sfondo che abbiamo trasferito da internet, l'abbiamo chiamato sfondo A4, e poi invece di mosaico noi l'abbiamo messo, per esempio, ingrandito o esteso per far occupare. Invece, se qualcuno, per esempio, già soddisfatto con questi motivi, può semplicemente selezionare uno di questi motivi, stando attento di scegliere lo stile mosaico, perché questo non rappresenta uno sfondo esteso a tutta la dimensione della 4. Poi siamo andati in maniera molto veloce nel menu formato paragrafo e abbiamo semplicemente allontanato da sinistra e da destra, dall'alto e dal basso il paragrafo, abbiamo aumentato l'interlinea 1,5 per consentire al testo di essere stampato dalla stampante perché si è allontanato dal margine. Bene, il video finisce qui, grazie a tutti per averlo visto fino alla fine, spero vi sia stato utile. Al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.